portoghesi e oggi possiamo averlo qua con noi, e Marco Poeta. Incontriamo per la prima volta per la rassegna Europa e dintorni, il primo appuntamento oggi domenica 15 marzo con la cultura portoghese e brasiliana, la lingua portoghese che accomuna due nazioni così lontane ma così vicine per tradizioni, cultura, musica. Stiamo ascoltando questa sera una bellissima musica, il fado, fatta da due interpreti eccezionali salentini, Marco Poeta e Barbara Della Corte. Quando si chiama fado corrido, che è un tipo di fado, si fa... Questo è un fado corrido, un fado minore. Fado muraria. Cioè, ogni tipo di fado ha una sua struttura musicale. Beh, il fado, come si diceva poco fa sul palco, ha delle regole ben precise, cioè fado è fado. E c'è un po' di confusione qui in Italia perché molti confondono il fado dei Madre Deus, i Madre Deus non hanno fatto mai fado, il fado di Dulce Pontus, se vuole magari è andato fado, cioè ci sono un po', il fado è, ha delle, come ripeto, delle regole precise, dei veri e propri motivi che introducono la canzone, il testo. Io fondamentalmente sono autodidatta, non ho studiato mai musica, solo che 3 anni e mezzo fa ho deciso di coronare quello che è stato, diciamo, il sogno poi di tutta la mia vita da quando ero piccola. Semplicemente da grande, alla maggiore età, ho deciso di cominciare a cantare. Mi sono per caso imbattuta in questo genere tramite sfogliando una rivista, un giornale. Per caso ho letto un articolo che parlava di Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez è stata la cantante, insomma, la fadista che ha fatto conoscere il fado nel mondo. Un giorno per caso comprai un disco, avevo 18 anni, oggi ne ho 58, tantissimi anni fa, comprai in un negozio questo 33 giri allora, questo 33 giri che aveva questo titolo portoghese, o Isao la Signor Migno, con questa bellissima donna sulla copertina. Dico, ma la prendo perché magari è bossa nuova, è afro samba, non so cosa. E invece mi ritrovo a casa questa chitarrina, drin, 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 era Amalia Rodriguez ed era il fado. Ma il tutto sarà condito da altri appuntamenti musicali, altri eventi musicali. Martedì avremo l'appuntamento con la cultura araba, l'evento cinematografico che inaugurerà anche la parte di filmografia sulle culture e le tradizioni europee. Quindi partiamo con l'arabo martedì 17 marzo per proseguire poi con l'inglese. Gli appuntamenti proseguiranno per tutto l'anno. Seguiteci e state con noi.